Salve a tutti e bentornati a Flash News, l'appuntamento quotidiano con l'informazione a cura di Per Sempre News. Partiamo subito con le notizie di oggi. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è atteso a Roma per incontrare Sergio Mattarella, Giorgia Meloni e il Papa. Per la prima volta dall'inizio dell'invasione russa, il presidente fa tappa nella capitale. La prossima settimana potrebbe avvenire un incontro Macron-Meloni dopo le polemiche seguite alle dichiarazioni del ministro dell'interno, Gerald Darmanin, sulla gestione dell'immigrazione da parte del governo italiano. Quanto alle voci su una possibile visita ufficiale di Meloni in Francia nel prossimo mese di giugno, le fonti vicine al presidente francese rispondono che a questo proposito non ci sono date confermate. Il capo della pubblicità di NBC Universal, Linda Iaccarino, è in trattative per diventare il nuovo CEO di Twitter, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal. Il prossimo amministratore delegato della piattaforma azzurra sarà quindi una donna. Ad annunciarlo è stato Elon Musk con un tweet, senza precisare il nome. Sono entusiasta di annunciare che ho trovato un nuovo CEO per Twitter. Lei inizierà tra 6 settimane, ha pubblicato sul social media il miliardario. Chiudiamo con il calcio. La Roma formato europeo non delude. Contro il Bayer Leverkusen gli uomini di Mourinho vincono grazie alla rete nella ripresa del giovane talento Bove. Gatti salva la Juve con il gol del pareggio al 97esimo minuto contro il Siviglia. Beffa per la Fiorentina che perde 2-1 contro il Basilea, gli svizzeri ribaltano il gol di vantaggio di Cabral. Queste sono le notizie di oggi. Vi ricordiamo che il prossimo appuntamento con Flash News sarà lunedì, sempre alle 19, sempre sui canali social di Per Sempre News. Buona serata!